Molte verità che non vengono svelate, lo dicono i misteri che tuttora son celati. E non so quando e come saranno rivelate, però so che ci sono in giro un sacco di dannati. Faranno molto più male delle brutte verità che delle piccole bugie in questa cristianità. A volte il diavolo porta a mentire più spesso, mentre le armi portano a ferire più del resto. Un dolore fisico può anche diventare identico al dolore psichico e mi sembra medesimo. Non è colpa nostra di quello che ci dice la testa e il cuore, ma è di chi ci maledice. È proprio chi ci guarda dall'alto, non sono gli alieni, ma gente da strapazzo. Il nostro inno di Mameli perde il suo valore dopo che la propria patria accetta la guerra come uso commerciale. Che schifo, guarda. Ma che razza di comportamenti, e voi sareste quelle brillanti menti, non avete sentimenti. Non c'è pace nemmeno dentro di voi, voi piangete se perdete per i soldi e poi non ve ne fotte un cazzo di loro e di noi. Se la barca non galleggia me ne vado in Canada, Detroit. Devo cercare di stare in sella come un cowboy. Fanculo a voi e dico solo a voi, dico solo a voi. Pace grida questo mondo, male il sole che ci illumina di giorno. Trattano l'umanità come cibo da sporto, ma nella luna che ci inghiotte con un sogno. Voi non sapete cosa veramente fa molto male, le vostre parole tranquillizzanti fanno vomitare. Provate a vedere bambini che muoiono di fame, bambini addestrati con delle armi per ammazzare. Queste sono le cose da potersi veramente preoccupare, malgrado le vostre prese per il culo che riuscite a fare. Sappiate che dopo la morte siamo tutti uguali, fa male. La ricchezza che uno ottiene durante la vita, anche se grande, diventa cenere, quella materiale macchina è molta dentro. Diventa come una cicatrice sulla pelle, rimane in eterno. Siamo destinati a sparire, c'è chi prima e c'è chi dopo. Non c'è tregua per nessuno e ti può sembrare poco. Solo chi sopravvive, perché ricco all'inferno sarà rogo. Chi muore a caso per volontà degli altri sarà vicino al trono. Io non sarò mai e dico mai uno di loro, tantomeno di costoro, neanche di coloro. I primi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi. Le rime faranno semine per le vittime, non per gli assassini. La guerra è solo una scusa per eliminare un po' di persone che non hanno fatto niente e che alla fine sono trovate altrove. Augurano alla gente per passare a miglior vita con torture, ma non sanno che il male si può ritorcere con sciagure, attuando disavventure, durature, incurabili sfortune. Come una catena che pure forma un ciclo che travolge pure. Pace grida questo mondo, male il sole che ci illumina di giorno. Trattano l'umanità come cibo da sporto, male la luna che ci inghiotte con l'insonnia. Ok, ci va bene, tanto finisce sempre male. Vedo gli avvisi in allerta da Amsterdam a Roma, a Londra sono precisi. E poi dicono che sono quei terroristi dell'ISIS. Se noi sicuro siamo i primi che vogliono vederli uccisi. Cercate di aprire gli occhi, viviamo in un mondo dove le cazzate sono sempre alla portata quotidiana e poi sono mazzate. E con un cazzo di mi dispiace accorciate le coltellate, anche le persone massacrate, case bruciate, donne violentate. Terza guerra mondiale fatta a scopo commerciale. Non è una malattia di merda mentale messa a fuoco banale. Datemi il telecomando perché adesso cambio canale. Vado un po' all'oroscopo e così aspetto il mio segno zodiacale. In fin dei conti, se vogliamo migliorare il nostro paese, dobbiamo cambiare assolutamente prima noi stessi. Non bastano le parole, ci vogliono le palle con dei gesti. Non ci sono persone che ti coprono le spalle. Scherzi. Purtroppo la colpa è anche nostra, che lasciamo fare a loro, siamo dei mostri. Non capiamo i veri disagi e i veri problemi. Non percepiamo con assaggi i seri temi. Che si trattano di agganci logici, siamo astemi. I mostri non dovete cercarli sotto il letto, ma dentro di voi, e farli calmare in fretta. Dobbiamo avvisare gli altri che dentro è allerta. Fermiamo chi non capisce tutto ciò e chi è inesperto. La pace oggi, per colpa vostra, ha lo stesso valore del male. Chiudete gli occhi e andate verso il calore del peccato originale.